Circuito Tazio Nuvolare di Cervesina. Siamo qui per provare l'Alfa Romeo GTAM 2000 Gruppo 2 e non una qualunque, perché oltre al fascino mozzafiato delle sue forme geometriche, da autentica diva maggiorata, questa GTAM preparata al top da Alfa Delta ha vinto la propria categoria, la più competitiva, piazzandosi seconda assoluta nell'Alfa Revival Cup 2023. In attesa del prolungamento ad oltre 5 km, sugli attuali 2805 metri del tracciato pavese sono distribuite una varietà di curve ideali per verificare il comportamento di una vettura nelle differenti situazioni e un rettilineo di 720 metri dove lasciare libero sfogo alla cavalleria. Ma andiamo! Già dai primi metri il bialbero testa stretta del Biscione si fa apprezzare per la spinta corposa in accelerazione e l'allungo deciso e costante, perfettamente coadiuvato dal cambio rapido e preciso che grazie ai primi quattro rapporti ravvicinati evita cadute di giri nei passaggi di marcia e digerisce rapidamente le scalate. Il tutto accompagnato da un sound non invadente ma molto godurioso all'interno dell'abitacolo. La frenata è potente, anche se al tatto il pedale non è granitico, trasmettendo un leggero effetto pompa, una sensazione causata dalla pedaliera con attacco inferiore. L'ingresso in curva è preciso, con l'avantreno che disegna una traiettoria perfetta e lo sterzo che ci trasmette esattamente quello che stanno facendo le ruote sull'asfalto. Così come il retrotreno che grazie allo slittone assicura un'ottima trazione in accelerazione fuori dalle curve. Solo nel tornantino più stretto si manifesta un accenno di sottosterzo, ma qui si volta veramente tanto. Precisa come tracciata con un compasso la percorrenza delle curve medie e veloci, senza manifestare tentennamenti nei cambi di direzione. Sia quello ampio della S veloce, sia quello rapido della S stretta finale. A voler fare i pignoli, l'unico appunto che mi sento di fare riguarda un leggero pompaggio al posteriore che si manifesta nella fase di accelerazione percorrendo il tornantone che immette sul rettilineo e che limita la fiducia nello schiacciare decisi il pedale dell'acceleratore, almeno sulle prime, ma poi ci si fa il callo. Infatti è davvero una cosa minima, per il resto la GTAM 2000 Gruppo 2 Alfa Delta è davvero tanta roba.